mentre la pandemia Covid allenta la sua presa, la sanità riparte a pieno ritmo con le attività di prevenzione. Tra queste, la nuova campagna regionale di vaccinazione gratuita contro l'herpes zoster. Ne parliamo con la nostra prima ospite di oggi, la dottoressa Alessandra Fantuzzi. Buongiorno. Dirigente medico dell'AUSL di Modena e referente aziendale per le vaccinazioni degli adulti. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Fantuzzi. Buongiorno. Ecco, allora, dopo la bufera Covid, ecco, non ne siamo completamente fuori, però la situazione, diciamo, consente di guardare al futuro con una, insomma, serenità, maggiore serenità sicuramente rispetto ai mesi scorsi. Quindi il servizio di igiene pubblica dell'azienda riparte con le campagne vaccinali. Assolutamente, si riparte. Siamo molto contenti di riprendere quelle che sono le attività normali, oserei dire, tutto quello che prima della pandemia apparteneva al nostro servizio, il nostro servizio di igiene pubblica che si occupa principalmente di vaccinazioni adulti. Stiamo quindi riprovando a organizzare tutte le attività ambulatoriali che vanno dalle vaccinazioni generiche alle vaccinazioni antitetaniche, ma anche alle vaccinazioni per i viaggiatori internazionali, perché speriamo che si possa ricominciare a viaggiare. Proprio per questo siamo contenti, insomma, di ripartire. Ecco, va detto che da due anni a questa parte, quando si parla di vaccini, si pensa sempre e solo al Covid, al vaccino anti-Covid. Ma non c'è In realtà esistono tantissimi altri vaccini che si sono sempre fatti. Assolutamente, non esiste solo la vaccinazione Covid, è stato molto importante la campagna vaccinazione anti-Covid, ma è il momento di riprendere anche le altre vaccinazioni, perché comunque ci sono tante altre patologie da non trascurare in termini di prevenzione, appunto. Ecco, in particolare la campagna di vaccinazione contro l'herpes zoster è relativamente nuova, nel senso che l'AUSL, comunque anche la regione, perché questa, ricordiamolo, che è una campagna regionale, l'aveva già lanciata in epoca, negli anni immediatamente precedenti al Covid, esatto. No? E di fatto non era proprio propriamente decollata. Esatto. In realtà siamo partiti dal 2018 e questa campagna, la campagna della vaccinazione anti-herpes zoster, è dedicata ai 65enni. Quindi siamo partiti nel 2018 vaccinando i nati nel 1952, che sono coloro che acquisiscono il diritto alla vaccinazione gratuita contro l'herpes zoster. Anche nel 2019 abbiamo vaccinato i nati nel 1953, ma purtroppo dal 2020 la campagna vaccinale ha subito un brusco arresto, perché data l'emergenza pandemica non siamo riusciti a proseguire con questa attività che invece è molto importante proprio per prevenire l'infezione da herpes zoster. Diciamo quindi a chi si rivolge questa campagna? La campagna attualmente si rivolge ai nati dal 1955 al 1957. Sono quindi i 65enni, coloro che compiono 65 anni quest'anno, ma anche mantengono il diritto alla vaccinazione gratuita anche coloro che hanno compiuto 65 anni nei due anni in cui noi non siamo riusciti a garantire questa prestazione. Quindi niente è stato perduto, riproponiamo adesso la vaccinazione che, insomma, che i 65enni devono fare. Insomma, quindi chi è nato tra il 1955 e il 1957 sappia che ha diritto alla vaccinazione gratuita. Ha diritto a questa vaccinazione. Ecco, spieghiamo a che cosa serve. Innanzitutto partiamo dall'herpes zoster. Sì, esatto. Che cos'è? Perché uno dice l'herpes e pensa subito alla febbre del labbro. Okay. Che viene. È quello? Ci sono diversi, non è quello, ci sono diversi tipi di virus herpes. E esiste appunto l'herpes simplex, che è quello un po' più conosciuto, più frequente, ma noi con questa vaccinazione cerchiamo di prevenire le infezioni da herpes zoster. Comunemente questa patologia è conosciuta come fuoco di Sant'Antonio. E
Assolutamente, è una patologia che purtroppo ognuno di noi o l'ha avuta personalmente o conosce qualcuno che ha avuto questa infezione. Questa infezione più o meno colpisce una persona su quattro nel corso della vita e quindi è importante cercare di prevenirla. L'infezione da herpes zoster è un'infezione particolare perché è legata a un virus che rimane latente nel nostro sistema nervoso. Quindi quando si va incontro a immunosenescenza, ossia un invecchiamento del sistema immunitario dovuto ad esempio all'aumentare dell'età, e questa patologia, questa infezione può esprimersi con una malattia, che è appunto il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Ricordiamo però che oltre a questa patologia, che può avere anche una durata di 2 o 4 settimane ed essere molto fastidiosa, purtroppo lasciano spesso delle complicanze, degli esiti, come la nevralgia post-erpetica, che purtroppo può dare origine a una sindrome di dolore cronico, può dare origine anche a addirittura cecità dell'occhio quando colpisce la parte oculare, e addirittura può dare meningoencefalite o comunque sindrome da Guillain-Barré, delle patologie che sono molto invalidanti. Quindi perché rischiare insomma, quando al momento abbiamo dei vaccini che sono molto efficaci. Davvero, è proprio il virus della varicella che può ripresentarsi a distanza di tanti anni. Con un'altra forma. In un'altra forma e dare origine al fuoco di Sant'Antonio. Assolutamente. Che è anche molto doloroso, mi dicono chi purtroppo l'ha sperimentato. È noto quanto sia purtroppo questa patologia proprio fastidiosa. I trattamenti, anche se tempestivi, comunque molto spesso lasciano degli esiti anche nel tempo, quindi si riesce a cercare di ridurre le complicanze di questa patologia proprio facendo la vaccinazione. Ecco, da qui l'importanza della prevenzione, l'arma, lo strumento è proprio il vaccino. Il vaccino, assolutamente. Ecco, ma bisogna fare più dosi di vaccino, siamo abituati a tre dosi da questi 2 anni di esperienza col Covid. Al momento abbiamo a disposizione 2 vaccini. Il vaccino che viene proposto per la corte dei 65 anni è un vaccino in un'unica dose, è un vaccino a virus vivo attenuato e viene fatta una sola dose per tutta la vita. E tutta la vita dura, quindi mettendo al riparo da eventuali insorgenze di questa malattia. Sì, dall'anno scorso abbiamo poi a disposizione anche un altro vaccino che viene utilizzato un po' diversamente, questo poi sono comunque gli operatori sanitari, i medici che fanno la valutazione su quale vaccino utilizzare, che invece è in 2 dosi. E è il medico naturalmente che decide in base al... Certo, ci sono delle valutazioni anche semplicemente in base all'età. Il vaccino in un'unica dose da scheda tecnica viene utilizzato solo dai 50 anni in su, quindi è ovviamente la prima scelta. Ecco, può dare effetti collaterali questo vaccino? Allora, come ogni vaccinazione, ad esempio anche una semplice antitetanica può dare effetti, e più che collaterali li chiamerei secondari alla vaccinazione. Ormai tutti sappiamo che dopo una vaccinazione può comparire uno stato febbrile, immediatamente possono comparire i normali sintomi legati alla sede di iniezione, quindi anche sintomi localizzati come rossore, dolore, gonfiore. Sono comunque tutti degli effetti ben gestibili, rispetto assolutamente se sulla bilancia dobbiamo mettere la patologia legata all'herpes zoster. Ecco, intanto la regia ci sta giustamente proponendo delle immagini che si riferiscono alla campagna vaccinale contro l'influenza. Ecco, non avevamo immagini di repertorio proprio dedicate alla campagna, quella vaccinale invece per l'herpes zoster, ma è sostanzialmente simile, no? È sempre un'iniezione nel braccio, esatto. Dottoressa Fantuzzi? Sì, è sempre l'ambiente in cui viene fatta la
vaccinazione è lo stesso, il setting è lo stesso e anche la sede in cui viene iniettato il vaccino è sempre il muscolo deltoide. Allora, i 65enni modenesi, quindi candidati a essere vaccinati contro l'herpes zoster, come devono procedere? Allora, abbiamo ovviamente valutato qual è la popolazione target, che sono circa 24.000 utenti, 24.000 perché dobbiamo considerare tutte e tre le annate, i nati nel 1955, nel 56 e nel 57. È un buon numero, eh? È abbastanza. Stiamo quindi cercando di organizzare in tutti i distretti queste vaccinazioni. Al momento questa popolazione target deve attendere un SMS che in parte in realtà sono già stati inviati. I primi circa 7.000 SMS sono stati inviati. Nell'SMS è indicata la data, l'orario e la sede in cui fare la vaccinazione. Se l'utente non può andare in quel giorno a quell'ora, è possibile fare degli spostamenti. Tutte le informazioni sono nel sito aziendale. Una cosa molto importante è, una volta ricevuto l'SMS, c'è un link in cui è possibile scaricare la modulistica. Come abbiamo imparato dalla vaccinazione Covid, sarebbe preferibile compilare l'anamnesi e il consenso informato prima di recarsi nella sede in cui fare la vaccinazione. Ormai direi che abbiamo fatto una buona pratica, ecco, in fatto di modulistica, scaricare i moduli, ricevere appunto gli avvisi per la vaccinazione via SMS, insomma è una macchina ben rodata questa, insomma c'è da dire che in effetti l'esperienza Covid assolutamente sta aiutato. Dando ecco, anche qualche, per fortuna, risultato utile, se non altro dal punto di vista logistico. Assolutamente, e negli anni passati mandavamo una lettera cartacea, diciamo che l'esperienza Covid ci ha aiutato ad essere un po' più moderni, utilizzare appunto il sistema degli SMS per raggiungere la popolazione, insomma. Senta, dottoressa Fantuzzi, oltre ai 65 anni, chi altro può richiedere la vaccinazione contro l'herpes zoster gratuita? La Regione sta spingendo molto questa vaccinazione contro l'herpes anche nelle categorie cosiddette fragili. Ormai, sempre grazie all'esperienza Covid, sappiamo più o meno riconoscere chi sono i fragili. In particolare possono accedere gratuitamente a questa vaccinazione i pazienti con diabete, cardiopatie, problemi legati all'apparato respiratorio, ma non solo, anche tutti coloro che sono candidati a terapie immunosoppressive, ad esempio pazienti reumatologici o pazienti oncologici. Questo vaccino è raccomandato anche ai pazienti dializzati o ai pazienti che sono in attesa o hanno subito un trapianto di organo solido o un trapianto di cellule ematopoietiche. Quindi proprio andrebbe questo vaccino offerto proprio ai fragilissimi, perché come potete immaginare sono questi i soggetti che potrebbero avere un'infezione da herpes zoster con conseguenze più gravi sia in termini di malattie che di complicanze successive. Quindi anche questi candidati ecco, al vaccino riceveranno l'SMS? Attenzione, la campagna anti-zoster è legata alla corte dei 65 anni, quindi sono i 65 anni che riceveranno l'SMS. Per tutti gli altri candidati c'è la possibilità di fare la vaccinazione presso i nostri ambulatori del servizio di igiene pubblica, che sono in tutti i distretti, e prenotando la vaccinazione come una vaccinazione generica. E se qualcuno ha fatto recentemente il vaccino anti-Covid, come deve comportarsi? Può fare tranquillamente anche quello contro l'herpes zoster o bisogna rispettare una tempistica?
E allora, possiamo considerare che, soprattutto dato il vaccino in monodose, che è un vaccino a virus vivo, sia scorretto rispettare un intervallo minimo di 15 giorni, sia tra vaccinazione Covid e vaccinazione herpes, sia il contrario, se prima si è fatta la vaccinazione herpes e dopo si deve fare una dose di vaccino anti-Covid. Possiamo quindi considerare un intervallo precauzionale di 15 giorni. Ma non interferiscono le cautele per la salute, vogliamo sempre adottarle tutte al massimo, quindi insomma non ci sono pericoli di sorta. No, queste tempistiche sono legate soprattutto alla possibilità che dopo una vaccinazione un paziente vaccinato presenti magari febbre, iperpiressia. Quindi dopo andrebbe un po', come abbiamo detto, quando si ha la febbre, come ormai sappiamo tutti, o non si sta bene, le vaccinazioni andrebbero posticipate. Quindi è un vaccino da fare in un momento in cui comunque si sta bene, insomma, e il sistema immunitario è pronto a rispondere correttamente a questa vaccinazione. Come azienda sanitaria di Modena, che obiettivi vi siete prefissati circa la campagna di vaccinazione contro l'herpes? Allora, il nostro obiettivo prioritario è la chiamata attiva, ossia informare tutti gli aventi diritto che hanno diritto a questa vaccinazione. È per questo che poi abbiamo fatto l'arruolamento, ossia abbiamo invitato uno per uno dando già l'appuntamento. In modo che ogni persona possa, avente diritto, parlo del target dei 65 anni, di decidere se sottoporsi a questa vaccinazione. L'obiettivo regionale è di coprire il 50% dei 65 anni, non credo che ci arriveremo, sicuramente non ci arriveremo in così poco tempo. L'importante credo che sia però garantire all'utenza e ai pazienti che desiderano proteggersi da questa infezione di avere la possibilità e quindi anche il diritto di vaccinarsi appena possibile. Io vorrei essere ottimista e penserei insomma, che invece questo è un obiettivo raggiungibile, soprattutto perché in questi due anni di pandemia abbiamo tutti compreso l'importanza, l'utilità fondamentale dei vaccini. E se oggi siamo qui in un salotto ritrovato, sì, anche nel nostro piccolo di detto tra noi, e non distanziati su due sgabelli a distanza, certo, è anche merito proprio di questo percorso che si è fatto e dei risultati ottenuti grazie alla campagna vaccinale. Quindi perché no? Perché bisogna tenerli presenti, ecco, le conseguenze che potrebbe avere il fuoco di Sant'Antonio. Adesso forse è meglio chiamarlo fuoco, certo, di Sant'Antonio, perché è molto più conosciuto così che non con, sì, il suo nome scientifico di herpes zoster. Il fuoco di Sant'Antonio può avere delle conseguenze molto invalidanti. Esiste uno strumento per prevenire questa malattia? Avete 65 anni, io correrò quando sarà il mio turno. Dottoressa, ecco, anche a lei lascerei proprio l'invito finale a non trascurare questa possibilità. È una bella occasione. E al momento, data la situazione pandemica che ci lascia un po' di respiro, è un'occasione che coglierei. Abbiamo imparato tutti quanto è importante la nostra salute, sì, quanto ci siamo preoccupati per i nostri cari, per noi stessi, per insomma anche la nostra vita che è stata tutta scombinata, abbiamo perso abitudini, ne abbiamo acquisite altre, insomma abbiamo fatto grossi sacrifici, abbiamo imparato che la salute è un bene preziosissimo che va tutelato. Esistono degli strumenti molto efficaci per poterlo fare, i vaccini sono delle armi formidabili, insomma, utilizziamoli. E non sarà questa l'unica campagna, no? Perché Dipartimento proprio di igiene pubblica state ripartendo con tantissime attività. Assolutamente, cerchiamo un po' di andare un po' su tutti i target. Infatti, oltre alla campagna anti-zoster, ripartirà a brevissimo anche la campagna contro il papillomavirus, dedicato questa volta invece alle 25 anni.
E quindi ne parleremo, secondo me, anche prossimamente. Anche questo è un altro tema che merita davvero un approfondimento. Grazie alla dottoressa Alessandra Fantuzzi, referente aziendale per la vaccinazione degli adulti. Buon lavoro, grazie, e arrivederci mille. A presto. Arrivederci.